Una Vastese in giornata di grazia batte in trasferta la corazzata Vispesaro, conquistando con merito l'intera posta al Tonino Benelli, rimanendo così nelle zone altissime della classifica grazie alla terza vittoria di fila, che conferma il momento positivissimo degli aragonesi, che domenica prossima saranno attesi dal derby casalingo con il nero stellati Pratola. Con la vittoria in terra pesarese schiera per 10 undicesimi la squadra vittoriosa con il Monticelli e con Iarocci al posto dello squalificato De Feo. Stivaletta in dubbio fino a questa mattina è regolarmente in campo e lascerà poi anche il segno sulla gara. I marchigiani schierano in pratica la formazione tipo sugli spalti 1500 spettatori con oltre 100 sostenitori aragonesi. Pronti via i Vastese, già pericolosa al terzo con un tiro cross di Pizzutelli che costringe Marfella a respingere con i pugni. Avvio di gara equilibrato, anche se poi al 14esimo il Cese, con un giocatore della Vastese a terra, si presenta tutto solo davanti a Camerlengo, che però è superlativo riuscendo a respingere la conclusione ravvicinata dell'ex giocatore del San Marino. La squadra ospite gioca per qualche minuto in 10 per l'infortunio di Amelio, che viene poi sostituito da Viscardi. Gli abruzzesi appaiono in palla e al 21esimo passano in vantaggio con Stivaletta, che sotto misura mette alle spalle di Marfella dopo un perfetto cross di Bittai e bravo sulla sinistra a saltare come birilli i difensori della Vis. Gara che si mette così in discesa per gli ospiti, con i padroni di casa che però rispondono al 25esimo con un missile di Buonocunto, che manca di un soffio il bersaglio grosso. Il pareggio dei locali è però nell'aria e arriva al 29esimo quando Tremolada di Monza giudica falloso un contatto in area della Vastese fra Viscardi e Dolcese, e lo stesso giocatore marchigiano ad incaricarsi della battuta dagli 11 metri con Camerlengo, che intuisce ma non può bloccare la sfera che si insacca alle sue spalle. La formazione allenata da Giancarlo Riolfo si rianima e continua ad attaccare con Cruz, che al 37esimo di testa manca una occasione colossale mandando il pallone sopra la traversa. Passa qualche attimo e ancora Cruz sul filo del fuorigioco si presenta tutto solo davanti a Camerlengo, mandando incredibilmente al lato. Gol mangiato, gol subito, scatta così inesorabile la legge del calcio, con Pizzutelli che è in agguato e con una conclusione deviata da un difensore di casa inganna Marfella, trovando il nuovo vantaggio aragonese. Nella ripresa subito due pericoli a cavallo fra il primo ed il secondo minuto, con una conclusione di Buonocunto deviata e poi un tiro di un soffio al lato di Carta. Con Bellini in campo per Bortoletti la Visse ancora più a trazione anteriore e si vede con la squadra in proiezione costantemente offensiva. Poi però arriva il doppio lampo micidiale della squadra di Gianluca Colavitto. Al nono fiore arriva ad un passo dal 3-1 con un tiro insidioso che viene respinto in maniera difficoltosa da Marfella, che poi un minuto dopo non può nulla dallo stesso Nicola Fiore, che sul calcio di punizione trova il tris grazie ad una deviazione della barriera che inganna il portiere marchigiano. La squadra di Colavitto è però in giornata di grazia, cinica e spietata, e così al quarto d'ora arriva il quarto gol sugli sviluppi di un angolo con Stivaletta, che realizza la rete del 4-2, la sua doppietta personale. Il poker della Vastese chiude di fatto con largo anticipo le ostilità, anche se al 38esimo Rossi, da poco entrato in campo su punizione, beffa Camerlengo per il 4-2, che regala un po' di pathos nel finale, visto che i locali riprendono coraggio sfiorando poi con Ridolfi il gol del 3-4. Il prevedibile forcing produce una buona opportunità ancora per i padroni di casa al 45esimo con Ficola, che manca di un soffio il bersaglio grosso prima della festa grande di Fiore e compagni sotto il settore di tribuna laterale, dove si trovano assiepati gli oltre 100 supporters vastesi, che possono giustamente gioire per un successo che fa sognare. Colavitto, grande partita della Vastese in casa di una delle favorite per la vittoria finale. Questo è un successo, una vittoria che vale davvero tanto. Sì, è una bella vittoria. Avevo detto ai ragazzi che era difficile vincere, però più difficile è continuare a vincere. E noi ci stiamo riuscendo, quindi merito a loro che comunque si impegnano durante la settimana e stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro certosino. Ora lo possiamo dire, domenica scorsa Colavitto a microfoni spenti aveva detto: dopo la vittoria col Monticelli, domenica andremo a vincere a Pesaro. È stato così? Lo so, perché i ragazzi li vedo convinti e questo ci fa piacere. Ho detto a loro: si può aprire un mondo oggi, cioè dopo una vittoria del genere, però dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi a terra e dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno, perché quest'anno il livello del campionato è più alto rispetto all'anno scorso e quindi
troviamo squadre più organizzate, più attrezzate per fare il salto di categoria. Parliamo un attimo di questa partita, una partita che non si presentava semplice, avete rischiato, avete poi trovato il gol del vantaggio, avete subito anche la rimonta, il pareggio della Vis, avete segnato due gol, lo possiamo dire, anche su due deviazioni che alla fine sono risultate decisive. Sì, ma quello che mi è piaciuto dei miei ragazzi è che sono scesi in campo con personalità, non si sono abbattuti dopo il pareggio, anzi hanno continuato a giocare e abbiamo trovato il secondo gol. Nord del Vero comunque le occasioni le hanno avute anche loro per rimettersi in gioco, un pizzico di imprecisione da parte loro ha permesso invece da parte dei miei ragazzi di essere precisi e di portare a casa i tre punti. Ah, le sconfitte sono tutte da cancellare, però la squadra a livello di gioco espresso in campo, di gestione palla e di creare situazioni da gol c'è stata. Sicuramente alcuni episodi all'interno della partita che l'hanno poi determinata, poi il risultato è forse anche più ampio sicuramente di quello che meritavamo.